tutti ragazzi, qui è 2360 e ben ritrovati nel mio canale. Oggi signori siamo qui finalmente tornati con un nuovo episodio con la carriera allenatore con il Liverpool. Non è vero, siamo qui con il Sassuolo e sfideremo il Liverpool ai quarti di Champions League. Andata e ritorno. Ci aspetta signori un video veramente incredibile. Se passiamo il turno giocheremo anche le semifinali. Quindi mi raccomando, guardate questo video dal primo fino all'ultimo secondo. Off video, come avevo anche spoilerato nell'ultimo episodio, ho giocato per conto mio la partita con il Genoa, vinta 4-1, e incredibilmente con la squadra del turnover abbiamo perso 2-0 contro il Benevento. Quindi la classifica della Serie A dice Sassuolo 33, Inter 33. Ci giochiamo ancora tutto, campionato e Champions League. Adesso c'è il Liverpool, ho fatto riposare tutti, abbiamo perso tutti i punti di vantaggio per colpa della partita persa contro il Benevento, ma adesso ragazzi dobbiamo battere il Liverpool. Io ci credo, io so che questa squadra può battere il Liverpool, lo so, perché li conosco bene, siamo un gruppo di amici, un gruppo di compagni e possiamo farcela. Andiamo signori ad Anfield a sfidare il Liverpool. Fate vedere la formazione, dovrebbe esserci Immobile, no, Salah, Immobile era lo United, Salah, Firmino, Mané, Saul, Fabinho, Sabitzer. Ok, poteva andare molto peggio, sono sincero, non è un Liverpool che è ulteriormente migliorato, è il Liverpool che conosciamo noi. Andiamo in campo. Miglior marcatore della Champions League, Dimitri Derrico. Se non ricordo mai ragazzi, il gol, il record di gol segnati in unica competizione della Champions League è 17. Enrico è a quota 12. Se ho sbagliato correggetemi questo nei commenti. Siamo ad Anfield signori, coreografia di Fernando Torres. Squadra in campo, inquadrato Van Dijk, inizia adesso Liverpool Sassuolo, via. Mané, attacca Liverpool, Saul, ribattuto, Saul, resta lì, occhio sinistro, murato, non è vero, rimessa nostra. Prima occasione per il Liverpool, non so più parlare, è l'emozione raga, scusatemi, è l'emozione. Szoboszlai, diventa buona per Derrico, mettila dentro, ok, interessante, Szoboszlai, finta, filtrante, Derrico se ne va, sinistro, rete! Ha segnato Dimitri Derrico. Qui c'è un giocatore che comanda su tutti. Il suo nome è Dimitri Derrico. 13° gol in Champions League. Avete capito bene? 13° gol in Champions. Dimitri Derrico. Berardi diventa ancora buona per Szoboszlai. Che se ne va Szoboszlai. Ok, finta e controfinta. Non è vera. Poi c'è dentro. Molto molto bene per Derrico. Filtrante per Szoboszlai. Triangolo lungo. Ok, finta Szoboszlai. Destro, rete 2-0. Tutto buono raga, tutto buono. Quando noi giochiamo bene non ce n'è per nessuno. Nessuno può fermarci, nessuno. 2-0 Sassuolo. Risponde Liverpool, Mané, spallata, rigore. Netto. Romano, cosa mi combini? Questo forse anche da rosso, eh. Meno male che non lo dà perché l'arbitro è scemo. Calcio di rigore, signori. Salah a sinistra. Mamma mia, signori, Benedetti. Fare il rigore a Momo Salah. Mamma mia, preso a 15 anni Benedetti. A 15 anni, signori, preso Benedetti. E si ritrova qui a 18 a parare il rigore ad Anfield a Momo Salah. Roberto Firmino, attacca il Liverpool che non ci sta. Firmino, finta, Firmino, sinistro, rete 2-1. Ragazzi, concentrati, siamo comunque sfidando il Liverpool. Rigore sbagliato, siamo stati graziati con un miracolo di Benedetti. Ma a secondo tiro in porta ci segnano. Ha segnato Bobby Firmino al 50°. 2-1, il Liverpool riapre il match. Firmino, Saul, sinistro, rete 2-2. Porca di quella vacca. In 10 minuti, Firmino, Saul, 2-2. Firmino, attacca il Liverpool. Raga, bisogna resistere, mo. Bisogna resistere, signori. Il 2-2 è comunque un buon risultato. Firmino, occhio, Fabinho, 1-2. Come giocano bene. Firmino, con calma. Firmino, finta, te la mette sul mancino. Non è vero, Fabinho, ancora Firmino. Possesso palla solo Piteco. Occhio, attenzione dall'altro lato. Troppo spazio. Mané, scivolata ancora. Pallone dentro, 3-2. Che cosa è successo? 50, 60, 70. Spaccati come minuto. Ancora loro. Mané. Ragazzi, ma che è successo? Si è spenta la squadra. Ci siamo spenti. 4-2. Non ho parole. Che cosa è successo? Della Cruz. Tocco per Derrico. Di prima. Per Szoboszlai. Caragata la tocco per Derrico. Derrico. Stop. Tiro. Murato. Occhio. Cross. Di testa. Appoggia. Cos'era? Cosa ha fischiato? Fuori gioco? Ma no. Pazzesco raga, pazzesco. Colpo di testa, please, Salah la prende. Ci siamo noi però, 86, Locatelli, ultima azione. Mi serve un gol della Cruz. Prova a lanciare Derrico, se ne va, Derrico. Non è vero, Manda è come l'ha presa. Pazzesco, se stava andando verso la porta. Lui non sbaglia mai ragazzi, questi palloni così lui non li sbaglia mai. Bastoni recupera palla, Davis, ultima azione. Szoboszlai allarga adesso per Derrico che se ne va, Derrico, sì.
Enrico, 4-3 all'ultimo secondo. Siamo ancora vivi. Ce l'andiamo a giocare, ragazzi. Ce l'andiamo a giocare. Enrico combatte, lo scarta e poi segna. Dimiti Enrico, 4-3. 14esimo gol in Champions League per lui. Che partita ad Anfield. 4-3. Vincevamo 2-0. Che partita micidiale. Klopp fa i complimenti a Barbarella. Avanziamo nel calendario perché c'è lo Spezia. Allora, signori, io non posso rischiare nulla. Quindi cosa faccio? Turno per pesante con Marlon, che si è fatto buttare fuori, non mi ricordo quando, né dove né perché. A suo posto, ragazzi, mettiamo Romagna, siamo comunque coperti grazie a Gesù Cristo. Per il resto, ragazzi, formazione confermata. Io non voglio rischiare niente, mettiamo la squadra delle riserve. Sfidiamo lo Spezia. Io, signori, simulo questa partita in maniera diretta. Sfidiamo lo Spezia, lo ripeto per la 40esima volta. Non possiamo fallire contro una squadra così, per cortesia. Simuliamo in maniera diretta. E 1-1, 5-4, ma che è lì? Ma che succede? Si è buggato un'altra volta. Poi, ragazzi, sta carriera, qualcuno ha pure il coraggio di dire che questa carriera non è piena di bug. 5-4, adesso mi buttano fuori pure dalla Champions League, vi immaginate? 1-1, ragazzi, Amato e Giasi. Strappiamo un punto con una squadra che andava battuta 8-0 pure con le giovanili. Rimettiamo in campo la formazione delle riserve. No, rimettiamo in campo la formazione titolare, signori. Eccola qua, con tutti quanti i giocatori al 100%. Boga a 87. Mamma mia, signori, mamma mia. Sfidiamo il Liverpool, la classifica della Serie A neanche la voglio vedere. Ora esiste solo il Liverpool. Possiamo farcela, ragazzi, possiamo farcela. Stavamo dominando nel primo tempo, stavamo dominando. Bisogna replicare la prestazione dei 45 minuti di Anfield. Andiamo in campo a sfidare il Liverpool con Rudiger questa volta in difesa. Andiamo. Tutto pronto, signori, ci siamo, siamo in casa. Live non è lo stadio. Squadra in campo, inizia adesso la partita della vita. Sa solo Liverpool, via. Enrico, diventa buona per De La Cruz. Enrico, fino in fondo, Enrico, mettila dentro. Interessante, 1-2 con Enrico. Ok, Enrico, destro. Quindicesimo gol in Champions League. E siamo solo ai quarti di finale. Non possiamo andare fuori, ragazzi. Il record è di 17. Dobbiamo vincere per Enrico. Perché Enrico deve battere il record di gol in Champions League. E ce la può fare. 4-4. De La Cruz. Ora per Enrico. Cross. Bello. Sinistro rete, ha segnato Szoboszlai. Signori, la stessa identica partita di prima. Partiamo bene, poi c'è questo blackout nel secondo tempo. 2-0, signori, 2-0 Sassuolo. 19esimo, Salah, occhio, indietro, ottima per Locatelli che recupera palla. E ragazzi, questa volta non voglio fermarmi, perché se ci sarà un calo nel secondo tempo dobbiamo per forza avere un margine molto molto più ampio. Boga fino in fondo accelerata, Boga, mettila dentro, molto molto bene per Szoboszlai. Finta, Szoboszlai, destro secco, murato. Bellissimo contropiede, il Sassuolo c'è. Attacca il Liverpool, Salah, occhio, Saul, Salah, benedetti, palo, resta lì traversare, rovesciata. Vado, che partita, ragazzi, che partita, Dio santo, mio Dio, 2-1, che partita pazzesca, non ho parole, cioè questa è la sfida di Champions più bella della mia vita. 2-1, signori, totale 5-5, ma passiamo ancora noi per adesso. Calcio d'angolo, occhio, di testa, ok, no, respinta, destro secco, Locatelli, ragazzi, con la terza gamba, anche se è un po' piccola, però riesce a prenderla, occhio, Saul, recuperiamo palla, ok, contropiede, allarga dall'altro lato, no, ho perso un pallone che non dovevo perdere, Keita, palla dentro, Salah, benedetto, con tutto il coraggio del mondo. E tiene palla, ragazzi, non è vero. Andiamo subito così. Cerchiamo di giocare, ragazzi. Non cerchiamo di fare possesso palla, perché non sappiamo gestire noi. Giochiamo a mille noi. A mille. Solo sai per Enrico, che protegge palla e non riesce a darla. Fabinho, palla dentro, Keita, sinistro, rete. No. No. Bobby Firmino. Ultimi secondi, ragazzi. Assedio finale. Chiunque faccia un gol sarà venerato per sempre. Attacco totale. Comprerò la maglia di chiunque riesca a segnare. Luis Muriel, appena entrato. Muriel, protegge palla. Ok, Enrico. Un'azione fatta bene. Locatelli perde palla. No, Locatelli, no. Cosa mi combina? Adesso non si riesce a prendere più. Questi fanno un possesso palla della Madonna. Questi qua, la CPU è buggata. Salà, attenzione, Salà. Finta, calcio d'angolo all'89esimo. Raga, il Liverpool era chiuso dietro. Non sono riuscito a trovare uno spiraglio. Locatelli ha perso palla. Occhio, resta lì, Fabinho, rete. Eliminati, ragazzi. A testa alta.
a testa alta, signori. È incredibile, cioè abbiamo sofferto tantissimo gli ultimi minuti della gara. Cioè, come è successo, signori, all'andata, abbiamo giocato benissimo, abbiamo giocato veramente veramente bene, ma dopo non siamo riusciti a fare nulla, ragazzi. Non siamo riusciti a fare nulla. Finisce qua, ragazzi, finisce qua. 7-5, la sfida più bella che abbia mai giocato in tutta la mia vita. A testa alta, ragazzi, usciamo a testa alta. E non posso far altro che fare i complimenti a questo Sassuolo. Abbiamo giocato benissimo. E complimenti anche a Derrico, che era arrivato a quota 15 gol. Poteva tranquillamente battere il record. Ma ci sarà tempo, Derrico, ci sarà tempo. Questa è una promessa che ti faccio, ci sarà tempo. Ricompattiamoci, signori, ricompattiamoci, uniamoci. È qui che si vede il gruppo, ragazzi, è qui che si vede il gruppo. Questa è la classifica, 64, 64, 64. È stata una bella annata, un'annata positiva. Ogni anno stiamo crescendo sempre di più. Abbiamo fatto pure il Lipsia e adesso siamo stati eliminati dal Liverpool facendo una grandissima prestazione. L'anno prossimo giocheremo praticamente al 99% la Champions League, perché il distacco dalla quarta, dalla quinta anzi, è molto molto ampio. Quindi di sicuro rigiocheremo di nuovo la Champions e avremo questa esperienza in più sulle spalle. Adesso, ragazzi, c'è il campionato. La formazione ha recuperato? Sì, hanno recuperato praticamente tutti. Ora c'è il campionato. Allora, non so quante partite fare, ne ho giocate solo due in questo video. Vorrei farne altre 3-4. C'è la Lazio, poi c'è Cagliari, Udinese, Crotone, calendario molto molto bruttino. Poi finiamo con Milan, Atalanta e Verona. Vediamo, ragazzi, come gestire il tutto. Non penso di finire tutta quanta la carriera in questo video, tutta quanta la stagione, non lo so, vediamo. Dipende un po' dall'andamento del campionato e delle partite. Ora c'è la Lazio, ok? Andiamo a sfidare la Lazio con la stessa formazione che ha giocato una bellissima partita contro il Liverpool. Andiamo in campo all'Olimpico con una Lazio, ragazzi, molto 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 pericolosa. Attenzione, squadre in campo. Tutto pronto, signori? Ci siamo, madonna quanto è alto, ragazzi, Derrico. Mamma mia, ragazzi, è un bestione. Inizia adesso, signori, Lazio-Sassuolo. Champions League saltata, ora c'è il campionato. Via! Buga! Diventa buona per Berardi, che allaga dall'ha trovato molto molto bene per Mariani. Lo sprint di Mariani, fin in fondo, Mariani, dentro bassa. Ok, bellissima, Derrico sinistro lì. E 1-0 dopo 11 minuti. Derrico ormai ci ha preso l'abitudine. Non so quanti gol ha fatto in campionato, ragazzi, Derrico. Dopo andiamo a vedere. Però porca miseria, ragazzi, attaccante straordinario. Dimisi Derrico, 20 gol in Serie A. 20 gol in Serie A, però ne ha fatti anche 15 in Champions League, quindi occhio. Gerson risponde alla Lazio. Scivolata, madonna, sei riuscito. Il portiere mio è riuscito a non prendere gol sul primo palo. Un applauso. Bravo, 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 bravo. Prima volta che non prende gol sul primo palo. Un applauso. Ha preso pure fiducia, ragazzi. Vedete che è un altro portiere? Bravo. Soboslai, attacchiamo ancora noi comunque. Soboslai, finta contro finta. Soboslai non ce la fa. Soboslai, ho perso un po' l'attimo per tirare. 1-2 però. Soboslai, sinistro. Rete del 7. Del 7, 2-0. Sassuolo. Ha segnato ancora Derrico. Stavo guardando un po' la partita e lui segna ancora. 3-0 secco, signori. Andiamo direttamente al risultato. Finisce con un bel 3-0. Perfetto. Molto 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 bene. Purtroppo, signori, la formazione non ha recuperato. Di conseguenza switchiamo e giochiamo con la squadra delle riserve. Sfidiamo il Cagliari. 67 65 65. Siamo in testa alla classifica. Partita molto molto semplice con il Cagliari, che si trova in che posizione? Al 10° posto in classifica. Ok, io direi di usare la simulazione interattiva nei primi 20-30 minuti. Vediamo come si muove la squadra. Poi in base al risultato entreremo in campo noi, ok? Fidiamoci anche della squadra. 1-0 Cagliari, non ci siamo. Gol di Pereiro. Entriamo in campo. Purtroppo, ragazzi, la formazione non sta bene, non ce la facciamo. Andiamo in campo e cerchiamo di rimontare. Attacca il Cagliari, occhio Pereiro, dentro sinistro, pallone fuori. Raga, non stiamo giocando bene, non stiamo giocando bene perché la squadra non regge. Vediamo se negli ultimi 60 minuti posso far giocare qualcuno delle squadre, la squadra dei titolari, ma non lo so. Muriel allaga dall'altro lato per Muldur, che spinge Muldur fino in fondo. Muldur, finta, contro finta, non è vero, mettila dentro, molto molto bene. Traore, il tocco per Lopez, benissimo per Traore, Yusuf, dentro per Muriel, triangolo, è passato, destro secco, parata di Cragno, ragazzi, il Cragno in porta, non passerà nulla. Pereira, contropiede, Marin, destro, oddio mio, il palo della morte, ragazzi, mamma mia, sta ancora tremando quel pallone, sì, quel pallone, quel palo. Traore, contropiede, Traore, filtrante, tocca, dai, ma perché vi sbagliate le cose? Traoré, diventa buona per Muriel, di prima. Ok, è buona, Yusuf, rete.
segnato Yusuf. Prendiamo il palo, prendono il palo, contropiede più o meno e facciamo l'1-1. Mamma mia, ha segnato Yusuf. Il Sassuolo non molla. Muldur, 69 ragazzi, appena il pallone esce fuori faccio i cambi per mettere i giocatori forti. Metto De Rico assolutamente. Muriel diventa buona per Bale, che attacca dall'altro per Aguav, spinge filtrante per Muriel. Muriel, Lumono, no, sinistro, Muriel, no, esterno della rete. Cragno, che cosa ha fatto? Io l'avevo scartato, Cragno. Poi con la punta del mignolo è riuscito a toccarmi quel pallone, quel tanto per farmi mettere male con Muriel. Traoré, Bale, si è visto poco Bale, ottima per Aguagu, fin in fondo, secondo palo, cross, Muriel, testa, oddio, niente, colpito in faccia Muriel, sangue in testa a Muriel. Ancora noi, Yusuf, fallo, brutto fallo, 10 minuti ragazzi, cambi. Traoré, diventa buona per Lopez, entravo De Rico, eccolo qua, primo pallone, De Rico, finta, triangolo, ok, tacco, sinistro, no, non ci credo. Non ci posso credere, ragazzi. Non ci posso credere. Questo palo può valere lo scudetto. Non ci posso credere. Palo clamoroso, ragazzi, di Yusuf. Sarebbe stata doppietta di Yusuf. 88esimo. Attaccano loro. Cherry. Oddio, c'era spazio. Meno male che non ha tirato. Occhio, recuperiamo palla con Romario. E vabbè, non si prende, ragazzi. Incredibile. Non sono riuscito a recuperarla. Occhio, Pereiro. Non si prende, niente. Destro, rete. Lo dovevo subire questo gol. Non c'è niente da fare. Lo dovevo subire. Il crollo del Sassuolo, signori. Il crollo del Sassuolo in casa. Palo colpito di Yusuf. Contropiede. Per tre volte ho recuperato palla. E per tre volte, signori, hanno vinto un rimpallo. Oppure sono riuscito a tenerla magicamente. Brava EA. Brava. 2-1, signori. Ha segnato Chouyar. Chi è quello lì? Un cane. 2-1. Classifica aggiornata. Inter 68, Sassuolo 67, Roma 65, Juventus 61. Allora, formazione titolare, giusto? Sì, questa volta hanno recuperato tutti. Romano infortunato. C'aveva già il cerotto Romano, ragazzi. Andiamo a vedere le condizioni del nostro difensore centrale preso dalla primavera, signori. Romano c'è dal primo episodio, se vi ricordate. Vediamo, 5 giorni. Ok, quindi solo un giorno, praticamente solo una partita dovrebbe saltare, in teoria. Andiamo a togliere quindi Romano dalla squadra, che ha giocato tutte quante le partite, e mettiamo il grandissimo Marlon, che ha recuperato ed è al 100%. Per il resto, squadra confermata. Andiamo a sfidare, ragazzi, l'Udinese. Una partita di una vitale importanza. Di un'importanza vitale. Anzi, andiamo in campo. Tutto pronto, signori. Dimitri De Rico, 21 gol in campionato, miglior marcatore della Serie A. Per battere Ciccio Cavuto ce ne vuole, però lui avrà tempo, ragazzi, perché è giovane. Tutto pronto, ci siamo. Squadra in campo, inizia adesso Udinese Sassuolo. Via, Boga, diventa buona per De Rico. 99 di velocità, velocissimo. De Rico, li umilia. Raga, non posso sbagliare. Chi segna, devo vincere questa partita. 0, Szoboszlai, diventa buona per Berardi, di prima per De Rico, destro secco. 2-0, signori. 2-0 secco. Andiamo direttamente al risultato. E 2-1. Appelo di scimmia. Ho rischiato, ragazzi, Le siete fatte un po' sotto, Ho rischiato. 2-1. Appelo di scimmia. Battiamo l'Udinese. 30 aprile 2023. Che velocità, Per fare quella partita. 71-70. La Roma ha una partita in più. L'Inter invece è a 34 come noi. Formazione, ragazzi, confermata. Però al posto di Marlon rimettiamo ovviamente il nostro Romano, che ha recuperato dall'infortunio. Per il resto, quindi, squadra confermata. Andiamo, ragazzi, a sfidare anche il Crotone. Speriamo che sia una partita bella rapida come questa. 30 aprile 2071. Andiamo, signori, in campo. Tutto pronto, signori, ci siamo. Squadre in campo, Sassuolo, Crotone. Vamos, concentrati come prima. Ma che Crotone? Rispoli destro, vai Benedetti. Che parata, ragazzi, di Benedetti. Mamma mia, con la mano. Bravo, finalmente, ragazzi, iniziando a parare questo portiere, Dopo praticamente 3-4 stagioni che ogni gol pallone sul palo, incredibile. Dopo 3-4, è pure fortunato. Dopo 3-4 stagioni che ogni tiro era gol, adesso finalmente ogni tiro no. Però dai, almeno ci segnano un tiro sì e un tiro no. È già qualcosa. De Rico diventa buona per De La Cruz, pallone dentro, filtrante, destro, rete. Dopo il miracolo del portiere e il palo colpito, segna, signori, il nostro Dominic Toretto. 1-0. Messias Junior. Oh mio Dio, ragazzi, Messias. Ma se lo comprassimo in carriera? Messias Junior, sinistro, murato in qualche modo. Raga, Messias in realtà mi piace tantissimo. Se lo comprassimo, che dite? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Della Cruz diventa buona per Szoboszlai. Stop, tiro e paratona, respinta,
No! Berardi? Berardi? Ma ti rendi conto che ci stiamo giocando lo scudetto? Berardi a botta vuota la butti fuori. Berardi? Ti devo chiamare la mamma? Io non lo so. Derrico, attenzione qua! Finta, finta, finta! Derrico? Sì! La chiudiamo così! La chiudiamo, signori, con Derrico. 2-0 al 73esimo. Ha segnato anche Stefano Della Cruz. Allora, sapete che vi dico? Andiamo direttamente al risultato. Finisce 3-0 con una bellissima prestazione. Classifica giornata 74, 73, 71, 68. Signori, ci giochiamo lo scudetto nelle ultime partite che giocheremo nel prossimo episodio. Mancano 3 partite, Milan, Atalanta e Verona. Sono partite, ragazzi, che giocheremo nel prossimo video. Non le farò adesso perché questo video, secondo me, è già durato lungo abbastanza. Abbiamo giocato comunque con il Liverpool, andata e ritorno. Abbiamo giocato con la Lazio, con il Cagliari, con l'Udinese, con il Crotone. Anche se abbiamo simulato un po' di partite, un po' di spezzoni, però comunque abbiamo fatto un mese bello pieno zeppo di campionato. Quindi per il momento preferisco fermarmi qui. Nel prossimo video, che uscirà se tutto va bene domani o dopodomani, se domani c'è la carriera del giocatore ovviamente, giocheremo le ultime 3 partite e scopriremo se questo Sassuolo è riuscito o no a vincere, cioè riuscirà o no a vincere il campionato. Se posso essere sincero, ce lo meritiamo, dopo quell'eliminazione scandalosa contro il Liverpool in Champions League. Se posso essere sincero, un piccolo trofeo per elogiare questa squadra veramente straordinaria, secondo me ce lo meritiamo. Copriremo tutto nel prossimo video. Io non so più parlare. Vi saluto e vi ringrazio. Ci vediamo domani con un nuovo video. Lasciate anche un bel mi piace perché è fondamentale, altrimenti ragazzi io questo video qui non lo caricherò più, lo registrerò e lo terrò per me, così nessuno saprà mai quello che è successo. Io vi saluto e vi ringrazio. Ci vediamo domani. Bella.